I campi Flegrei tremano ancora una volta terremoto di magnitudo 4.2 che si è svolto il 27 settembre è stato più forte registrato nell'area negli ultimi 40 anni, ma secondo gli esperti non ci sono segni un'eruzione imminente. La sismicità è sismicità se evidenti. C'è una forte e deformazione del suolo. Ma molto meno rapida quella di 8384. Spiega a Sky TG24 il direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Vito. Che nega il momento in cui ci sono segni che possono faresi pensa a possibile eruzione. I dati ci dicono il contrario. Cioè che il fenomeno sta progredendo ma non ci sta dando segni di variazione che indica una progressione verso un'eruzione vulcanica. Afferma Di Vito. Magnitudo non superiore a 5 se il magma torna in superficie. Non si trova nei primi 23 km della crosta. Uno sciame sismico ha alcun significato in termini arrivati. E questo è ciò che sta accadendo al Campi Flegrei. Conferma il suolo continua a salire. Continueremo a registrare i terremoti. Gli studi ci hanno permesso di capire che sicuramente la massima grandezza prevista potrebbe essere inferiore a 5, ma non superiore a 5. Quali eventi di magnitudo 4? O anche un po' superiori. Sono possibili.